Buonasera Sandro. È il gol che ci voleva per te, oltre che per il Palma. Ah sì, sono contento per il gol che ho fatto, una soddisfazione personale, mi mancava, però sono ancora più contento per questi 3 punti perché non era facile, venivamo da una prestazione secondo me non all'altezza, soprattutto nel secondo tempo, non all'altezza delle nostre qualità. Oggi siamo venuti qua a giocare su un campo difficile, e abbiamo fatto una grande partita, abbiamo secondo me vinto meritatamente. E per la prima volta forse avete anche capitalizzato la superiorità. Cioè tante volte il Parma vinceva 1-0, per esempio con la Ternana, poi ha sbagliato qualche gol e addirittura ha perso. Invece oggi avete fatto i gol che dovevate fare. Sì, secondo me possiamo fare ancora meglio perché abbiamo avuto delle occasioni che potevamo sfruttare per fare anche il terzo e il quarto gol, soprattutto il secondo tempo. E dobbiamo lavorare perché abbiamo qualità per capitalizzare, come ha detto lei, più occasioni possibili da gol. Prima Pecchia ha detto il Parma ha capito di giocare in Serie B e questo mi è piaciuto. È d'accordo? Sì, personalmente questo è un campionato che ho fatto diverse volte. Ci vuole, al di là delle qualità tecniche, ci vogliono anche, diciamo, qualità, mi sembra esagerato dire umane, però qualità, diciamo, di temperamento, di attitudine verso le partite che affrontiamo in questo campionato. Ci sono diverse partite, diversi campi dove si svolgono partite, diciamo, tra parentesi sporche e dobbiamo giocare anche di spada, come si dice, no? Siamo migliorati secondo me rispetto all'anno scorso, dobbiamo continuare a farlo perché se riusciamo a mettere anche questo possiamo dire la nostra ancora di più, secondo me. Per te è stato un inizio di stagione un po' in chiaroscuro, no? Molta panchina. Che significato ha anche per te personalmente ripartire da questo gol e anche da questa idea di gruppo che sembra essere venuta fuori da questa partita? Visto che mancavano in tanti, però chi è salito non gli ha fatti rimpiangere. Sì, come già ho detto, per me è importante, però mi sento di dire senza presunzione che non mi sento una seconda scelta, perché già l'ho dimostrato in questa categoria. Devo solo pensare a lavorare bene e poi è tutto naturale fare quello che ho sempre fatto e quello che so fare. Ognuno di noi, abbiamo visto oggi è entrato Denis, che è un giocatore importante, ha fatto gol, bisognerebbe avere tutti in una squadra che vuole vincere, quell'atteggiamento lì, dare prima una mano alla squadra e poi se sei forte tutto viene di conseguenza. Quindi dobbiamo lavorare in quel senso lì, lo stiamo facendo e dobbiamo continuare. Faccio l'ultima domanda. Adesso viene la sosta, la squadra può recuperare qualche infortunato, un po' di energie. Sì, come ho detto, abbiamo bisogno di tutti. Perché siamo una squadra forte, anche quelli che non giocano. Mi dà fastidio il termine di dire stanno in panchina o panchinaro, come si dice. Anche quelli che non giocano sono all'altezza, siamo tutti ragazzi secondo me forti. Dobbiamo lavorare meglio più siamo, più giocatori importanti abbiamo e meglio è perché il mister poi può pescare anche da chi non parte dall'inizio e può cambiare la partita. Pecchia lo sta dimostrando anche con i cambi. Ma sì, il mister penso che lui ci dice sempre che vuole arrivare al venerdì, che ha difficoltà di fare la formazione. Penso che lo stiamo mettendo un po' in difficoltà. Grazie.